Seconda Cronache, capitolo 1. Salomone, figlio di Davide, si stabilì saldamente nel suo regno. Il Signore, il suo Dio, fu con lui e lo fece diventare molto potente. Salomone parlò a tutto Israele, ai capi delle migliaia, delle centinaia, ai giudici, a tutti i principi di tutto Israele e ai capi delle case patriarcali. Poi, con tutti i partecipanti all'assemblea, si recò all'alto luogo situato a Gabaon. Là, infatti, si trovava la tenda di convegno di Dio che Mosè, servo del Signore, aveva fatta nel deserto. Quanto all'arca di Dio, Davide l'aveva trasportata a Kiriat Yarim, al luogo che egli le aveva preparato, poiché egli aveva innalzato per essa una tenda a Gerusalemme. Davanti al tabernacolo del Signore a Gabon si trovava anche l'altare di rame fatto da Basael, figlio di Uri, figlio di Cur. Salomone e l'assemblea andarono là a consultare il Signore. Sull'altare di rame, che era davanti alla tenda di convegno, Salomone offrì 1000 olocausti in presenza del Signore. Quella notte Dio apparve a Salomone e gli disse: «Chiedimi ciò che vuoi che io ti dia». Salomone rispose a Dio: «Tu hai trattato con grande benevolenza Davide mio padre e mi hai fatto regnare al suo posto. Ora, oh Signore Dio, si avveri la promessa da te fatta a mio padre Davide, perché mi hai costituito re di un popolo numeroso come la polvere della terra. Dammi dunque saggezza e intelligenza, perché io sappia come comportarmi di fronte a questo popolo, poiché chi potrebbe mai amministrare la giustizia per questo tuo popolo, che è così numeroso?» Dio disse a Salomone: «Poiché questo è ciò che hai nel cuore, e non hai chiesto ricchezze né beni, né gloria né la morte dei tuoi nemici, e nemmeno una lunga vita, ma hai chiesto per te saggezza e intelligenza per poter amministrare la giustizia per il mio popolo del quale ti ho fatto re, la saggezza e l'intelligenza ti sono concesse, e oltre a questo ti darò ricchezze, beni e gloria come non ne ebbero mai i re che ti hanno preceduto e come non ne avrà mai nessuno dei tuoi successori». Salomone ritornò a Gerusalemme dall'alto luogo situato a Gabaon e dalla tenda di convegno e regnò sopra Israele. Salomone radunò carri e cavalieri ed ebbe 1400 carri e 12.000 cavalieri che distribuì nelle città dove teneva i carri e presso di sé a Gerusalemme. Il re fece in modo che l'argento e l'oro erano a Gerusalemme così comuni come le pietre e i cedri, tanto abbondanti quanto i sicomori della pianura. I cavalli che Salomone aveva gli venivano condotti dall'Egitto. Le carovane di mercanti del re andavano a prenderli a branchi per un prezzo convenuto e facevano uscire dall'Egitto e giungere a destinazione un carro per 600 sigli d'argento e un cavallo per 150 sigli. Nello stesso modo, tramite quei mercanti, se ne facevano venire per tutti i re degli Ittiti e per i re della Siria. Seconda Cronache, capitolo 2. Salomone decise di costruire una casa per il nome del Signore e un palazzo reale per sé. Salomone arruolò 70.000 uomini per portare pesi e 80.000 per tagliare pietre nella montagna e 3.600 per sorvegliarli. Poi Salomone mandò a dire a Curam, re di Tiro: «Fa con me come facesti con Davide mio padre, al quale mandasti dei cedri per la costruzione del suo palazzo. Io sto per costruire una casa per il nome del Signore mio Dio, per consacrargliela, per bruciare davanti a Lui il profumo fragrante, per esporvi permanentemente i pani della presentazione e per offrirvi gli olocausti del mattino e della sera, dei sabati, dei noviluni
e delle feste del Signore nostro Dio. Questa è una legge perenne per Israele. La casa che io sto per costruire sarà grande, perché il nostro Dio è più grande di tutti gli dèi. Ma chi sarà tanto capace da costruire una casa, se i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerlo? E chi sono io per costruirgli una casa, anche soltanto per bruciarvi dei profumi davanti a lui? Mandami dunque un uomo abile a lavorare l'oro, l'argento, il rame, il ferro, la porpora, lo scarlatto, il violaceo, che sappia fare ogni sorta di lavori di intaglio, collaborando con gli artisti che sono presso di me in Giuda e a Gerusalemme e che Davide mio padre aveva preparati. Mandami anche dal Libano legnani di cedro, di cipresso, di sandalo, perché io so che i tuoi servi sono abili nel tagliare il legname del Libano. Ed ecco, i miei servi saranno con i tuoi per prepararmi del legname in abbondanza, poiché la casa che io sto per costruire sarà grande e meravigliosa. E ai tuoi servi che abbatteranno e taglieranno il legname, io darò 20.000 cori di grano battuto, 20.000 cori d'orzo, 20.000 bati di vino e 20.000 bati d'olio. Curam, re di Tiro, rispose così in una lettera che mandò a Salomone: «Il Signore, perché ama il suo popolo, ha costituito re te su di esso». Curam aggiunse: «Benedetto sia il Signore Dio di Israele, che ha fatto i cieli e la terra, perché ha dato al re Davide un figlio saggio, pieno di senno e di intelligenza, il quale costruirà una casa per il Signore e un palazzo reale per sé. Io ti mando dunque un uomo abile e intelligente, Curam Abi, figlio di una donna della tribù di Dan e di padre di Tiro, il quale è abile a lavorare l'oro, l'argento, il rame, il ferro, la pietra, il legno, la porpora, il violaceo, il bisso, lo scarlatto. Inoltre sa fare ogni sorta di lavoro d'intaglio per eseguire qualsiasi lavoro d'arte che gli si affidi. Egli collaborerà con i tuoi artisti e con gli artisti del mio signore Davide, tuo padre. Ora dunque, mandi il mio signore ai suoi servi il grano, l'orzo, l'olio e il vino di cui hai parlato. Noi dal canto nostro taglieremo del legname del Libano quanto te ne occorrerà. Te lo spediremo per nave, per mare, su zattere fino a Iafo, e tu lo farai trasportare a Gerusalemme». Salomone fece fare il conto di tutti gli stranieri che si trovavano nel paese di Israele e dei quali già Davide suo padre aveva fatto il censimento. Se ne trovarono 153.600. Ne prese 70.000 per portar pesi, 80.000 per tagliare pietre nella montagna e 3.600 per sorvegliare e far lavorare il popolo. Seconda Cronache, capitolo 3. Salomone cominciò a costruire la casa del Signore a Gerusalemme, sul monte Moria, dove il Signore era apparso a Davide suo padre, nel luogo che Davide aveva preparato nell'aia di Ora nel Gebuseo. Egli cominciò la costruzione il secondo giorno del secondo mese, del quarto anno del suo regno. Queste sono le misure delle fondamenta gettate da Salomone per la costruzione della casa di Dio. La lunghezza in cubiti dell'antica misura era di 60 cubiti, la larghezza di 20 cubiti, il portico sul davanti della casa aveva 20 cubiti di lunghezza corrispondenti alla larghezza della casa e 120 d'altezza. Salomone ricoprì d'oro finissimo l'interno della casa. Egli ricoprì la casa con maggior di legno di cipresso, poi la rivestì d'oro finissimo e vi fece scolpire delle palme e delle catenelle. Rivestì questa casa di pietre preziose per ornamento e l'oro era quello di Parviaim. Rivestì pure d'oro
la casa, le travi, gli stipiti, le pareti e le porte, e sulle pareti fece intagliare dei cherubini. Costruì il luogo santissimo. Esso aveva 20 cubiti di lunghezza, corrispondenti alla larghezza della casa, e 20 cubiti di larghezza. Lo ricoprì d'oro finissimo, del valore di 600 talenti, e il peso dell'oro per i chiodi era di 50 sigli. Rivestì d'oro anche le camere superiori. Nel luogo santissimo fece scolpire due statue di cherubini che furono ricoperti d'oro. Le ali dei cherubini avevano 20 cubiti di lunghezza. L'ala del primo, lunga 5 cubiti, toccava la parete della casa. Anche l'altra ala, pure di 5 cubiti, toccava l'ala del secondo cherubino. L'ala del secondo cherubino, lunga 5 cubiti, toccava la parete della casa. L'altra ala, pure di 5 cubiti, arrivava all'ala dell'altro cherubino. Le ali di questi cherubini spiegate misuravano 20 cubiti. Essi stavano in piedi e avevano le facce rivolte verso la sala. Fece la cortina di filo violaceo, porporino, scarlatto e di bisso, e fece ricamare dei cherubini. Fece pure davanti alla casa due colonne di 35 cubiti d'altezza, e il capitello in cima a ciascuna era di 5 cubiti. Fece delle catenelle come quelle che erano nel santuario e le pose in cima alle colonne, e fece 100 melograne che sospese alle catenelle. Eresse le colonne davanti al tempio, una a destra e l'altra a sinistra, e chiamò quello di destra Iachin e quella di sinistra Boaz. Seconda Cronache, capitolo 4. Poi fece un altare di rame, lungo 20 cubiti, largo 20 cubiti e alto 10 cubiti. Fece pure il mare di metallo fuso, che aveva 10 cubiti da un orlo all'altro. Era di forma perfettamente rotonda, aveva 5 cubiti d'altezza e una corda di 30 cubiti ne misurava la circonferenza. Sotto l'orlo lo circondavano delle figure di buoi, 10 per cubito, facendo tutto il giro del mare. Erano disposti in due file ed erano stati fusi insieme con il mare. Questo posava su 12 buoi, dei quali 3 guardavano a settentrione, 3 a occidente, 3 a mezzogiorno e 3 a oriente. Il mare stava su di essi, e le parti posteriori dei buoi erano volte al centro. Esso aveva lo spessore di un palmo. Il suo orlo, fatto come l'orlo di una coppa, aveva la forma di un fiore di giglio. Il mare poteva contenere 3.000 bati. Fece inoltre 10 conche e ne pose 5 a destra e 5 a sinistra, perché servissero per le purificazioni. Vi si lavava ciò che serviva agli olocausti. Il mare era destinato alle abluzioni dei sacerdoti. Fece 10 candelabri d'oro, conformemente alla norma che li concernevano, e li pose nel tempio, 5 a destra e 5 a sinistra. Fece anche 10 tavole che pose nel tempio, 5 a destra e 5 a sinistra, e fece 100 bacinelle d'oro. Fece pure il cortile dei sacerdoti e il gran cortile con le sue porte, delle quali ricoprì di rami battenti. Pose il mare al lato destro della casa verso sud-est. Curam fece pure i vasi per le ceneri, le palette e le bacinelle. Così Curam compì l'opera che aveva fatta per il re Salomone nella casa di Dio. Le due colonne, le due sfere dei capitelli in cima alle colonne, i due reticolati per coprire le due sfere dei capitelli in cima alle colonne, le 400 melograne per i due reticolati, a due file di melograna per ogni reticolato, da coprire le due sfere dei capitelli in cima alle colonne. E fece le basi e le conche sulle basi,
il rame, che era unico, i 12 buoi sotto il mare, i vasi per le ceneri, le palette, i forchettoni e tutti gli accessori. Curam Abi li fece per il re Salomone, per la casa del Signore, di bronzo tirato a lucido. Il re li fece fondere nella pianura del Giordano, in un suolo argilloso, fra Succot e Sereda. Salomone fece tutti questi utensili in così gran quantità che non se ne poté calcolare il peso del rame. Salomone fece fabbricare tutti gli arredi della casa di Dio, l'altare d'oro, le tavole sulle quali si mettevano i pani della presentazione, i candelabri d'oro puro con le loro lampade da accendere, secondo la norma stabilita davanti al santuario, i fiori, le lampade, gli smoccolatoi d'oro del più puro, i coltelli, le bacinelle, le coppe e i braceri d'oro puro. Quanto alla porta della casa, i battenti interni all'ingresso del luogo santissimo e le porte della casa all'interno del tempio erano d'oro. Seconda Cronache, capitolo 5. Così fu compiuta tutta l'opera che Salomone fece eseguire per la casa del Signore. Salomone fece portare l'argento, l'oro e tutti gli utensili che Davide suo padre aveva consacrati e li mise nei tesori della casa di Dio. Allora Salomone convocò a Gerusalemme gli anziani di Israele, tutti i capi delle tribù, cioè i grandi delle famiglie patriarcali dei figli di Israele, per portare sull'arca del patto del Signore, dalla città di Davide, cioè da Sion. Tutti gli uomini di Israele si radunarono presso il re per la festa, che cadeva il settimo mese. Arrivati che furono tutti gli anziani di Israele, i Leviti presero l'arca e portarono sull'arca la tenda di convegno e tutti gli utensili sacri che erano nella tenda. I sacerdoti e i Leviti eseguirono il trasporto. Il re Salomone e tutta la comunità di Israele convocata presso di lui si raccolsero davanti all'arca e sacrificarono pecore e buoi in tal quantità da non potersi contare né calcolare. I sacerdoti portarono l'arca del patto del Signore al luogo destinato, nel santuario della casa, nel luogo santissimo, sotto le ali dei cherubini, poiché i cherubini avevano le ali spiegate sopra il posto dell'arca e coprivano dall'alto l'arca e le sue stanghe. Le stanghe avevano una tale lunghezza che la loro estremità si vedeva sporgere dall'arca davanti al santuario, ma non si vedevano dal di fuori. Esse sono rimaste là fino a oggi. Nell'arca non c'era altro se non le due tavole di pietra che Mosè vi aveva deposto sull'Oreb, quando il Signore fece il patto con i figli di Israele, dopo che questi furono usciti dal paese d'Egitto. Mentre i sacerdoti uscivano dal luogo santo, poiché tutti i sacerdoti presenti si erano santificati, senza osservare l'ordine delle classi, e tutti i Leviti cantori, Asaf, Eman, Yedutun, i loro figli, i loro fratelli, vestiti di bisso con cembali, salteri e cetre, stavano in piedi a oriente dell'altare, e con loro 120 sacerdoti che suonavano la tromba. Mentre dico, quelli che suonavano la tromba e quelli che cantavano, come un sol uomo, fecero udire all'unisono la voce per lodare e per celebrare il Signore, e alzarono la voce al suono delle trombe, dei cembali e degli altri strumenti musicali, per lodare il Signore, perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Avvenne che la casa del Signore, fu riempita di una nuvola. I sacerdoti non poterono rimanervi per svolgere il loro servizio a causa della nuvola, poiché la gloria del Signore riempiva la casa. Seconda Re, capitolo 6. Allora Salomone disse:
Il Signore ha dichiarato che avrebbe abitato nell'oscurità e io ti ho costruito una casa come tua dimora, un luogo dove tu abiterai per sempre. Poi il re voltò la faccia, benedisse tutta l'assemblea di Israele e tutta l'assemblea di Israele stava in piedi e disse: Benedetto sia il Signore, Dio di Israele, il quale di sua propria bocca parlò a Davide mio padre e con la sua potenza ha adempiuto quanto aveva dichiarato dicendo: Dal giorno che feci uscire il mio popolo di Israele dal paese d'Egitto, io non scelsi alcuna città fra tutte le tribù di Israele per costruire là una casa dove il mio nome dimorasse, e non scelsi alcun uomo perché fosse principe del mio popolo Israele, ma ho scelto Gerusalemme perché il mio nome vi dimori, e ho scelto Davide per regnare sul mio popolo Israele. Davide mio padre ebbe in cuore di costruire una casa al nome del Signore Dio di Israele, ma il Signore disse a Davide mio padre: quanto all'aver tu avuto in cuore di costruire una casa al mio nome, hai fatto bene ad avere questo in cuore. Però non sarai tu che costruirai la mia casa, ma il figlio che uscirà dai tuoi lombi sarà lui a costruire la casa al mio nome. E il Signore ha adempiuto la parola che aveva pronunciata, e io sono subentrato al posto di Davide mio padre e mi sono seduto sul trono di Israele, come il Signore aveva annunciato, e ho costruito la casa al nome del Signore Dio di Israele. Là ho deposto l'arca, nella quale è il patto del Signore, il patto che egli stabilì con i figli di Israele. Poi Salomone si mise davanti all'altare del Signore, in presenza di tutto Israele, e stese le sue mani. Egli infatti aveva fatto costruire una tribuna di bronzo, lunga 5 cubiti, larga 5 cubiti e altra 3 cubiti, e l'aveva posto in mezzo al cortile. Egli vi salì, si mise in ginocchio in presenza di tutta l'assemblea di Israele, stese le mani verso il cielo e disse: O Signore, Dio di Israele, non c'è Dio simile a te, né in cielo né in terra. Tu mantieni il patto e la misericordia verso i tuoi servi, che camminano in tua presenza con tutto il loro cuore. Tu hai mantenuto la promessa da te fatta al tuo servo Davide, mio padre, e ciò che dichiarasti con la tua propria bocca, la tua mano oggi lo adempie. Ora dunque, Signore Dio di Israele, mantieni al tuo servo Davide, mio padre, la promessa che gli facesti dicendo: Non ti mancherà mai qualcuno che sieda davanti a me sul trono di Israele, purché i tuoi figli veglino sul loro comportamento e camminino secondo la mia legge, come tu hai camminato in mia presenza. Ora, Signore Dio di Israele, sia veri la parola che dicesti al tuo servo Davide, ma è proprio vero che Dio abita con gli uomini sulla terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti, quantomeno questa casa che io ho costruita. Tuttavia, Signore Dio mio, abbi riguardo alla preghiera del tuo servo e alla supplica, ascoltando il grido e la preghiera che il tuo servo ti rivolge. Siano i tuoi occhi giorno e notte aperti su questa casa, sul luogo del quale dicesti di voler mettere il tuo nome. Ascolta la preghiera che il tuo servo farà rivolto a questo luogo. Ascolta le suppliche del tuo servo e del tuo popolo Israele quando pregheranno rivolti a questo luogo. Ascoltali dal luogo della tua dimora, dai cieli. Ascolta e perdona. Se uno avrà peccato contro il suo prossimo e si esigerà da lui il giuramento, obbligandolo a farlo con imprecazione contro se stesso, ed egli viene a giurare davanti al tuo altare in questa casa, tu ascoltalo dal cielo, agisci, giudica i tuoi servi, condanna il colpevole facendo ricadere sul suo capo i suoi atti e dichiara giusto l'innocente, trattandolo secondo la sua giustizia. Quando il tuo popolo Israele sarà sconfitto dal nemico per aver peccato contro di te,
se torna a te, se dà gloria al tuo nome e ti rivolge preghiere e suppliche in questa casa, tu esaudiscilo dal cielo. Perdona al tuo popolo Israele il suo peccato e riconducilo nel paese che desti a lui e ai suoi padri. Quando il cielo sarà chiuso e non vi sarà più pioggia a causa dei loro peccati contro di te, se essi pregano rivolti a questo luogo, se danno gloria al tuo nome, si convertono dai loro peccati perché li avrai afflitti, tu esaudiscili dal cielo, perdoni il peccato ai tuoi servi e al tuo popolo Israele, ai quali avrai mostrato la buona strada per cui debbano camminare, e manda la pioggia sulla terra che hai data come eredità al tuo popolo. Quando il paese sarà invaso dalla carestia o dalla peste, dalla ruggine o dal carbone, dalle lacuste o dai bruchi, quando il nemico assiederà il tuo popolo nel suo paese, nelle sue città, quando scoppierà qualsiasi flagello o epidemia, ogni preghiera, ogni supplica che ti sarà rivolta da un individuo o dall'intero tuo popolo Israele, quando ciascuno avrà riconosciuto la sua piaga e il suo dolore, estenderà le sue mani verso questa casa. Tu esaudiscila dal cielo, dal luogo della tua dimora e perdona. Rendi a ciascuno secondo le sue vie, tu che conosci il cuore di ognuno. Tu solo, infatti, conosci il cuore dei figli degli uomini, affinché essi ti temino e camminino nelle tue vie tutto il tempo che vivranno nel paese che desti ai nostri padri. Anche lo straniero, che non è del tuo popolo di Israele, quando verrà da un paese lontano a causa del tuo grande nome, della tua mano potente e del tuo braccio disteso, quando verrà a pregarti in questa casa, tu esaudiscilo dal cielo, dal luogo della tua dimora, e concedi a questo straniero tutto quello che ti domanderà, affinché tutti i popoli della terra conoscano il tuo nome per temerti, come fa il tuo popolo Israele, e sappiano che il tuo nome è invocato su questa casa che io ho costruita. Quando il tuo popolo partirà per far guerra al suo nemico, seguendo la via per la quale tu l'avrai mandato, se ti innalza preghiere rivolte a questa città che tu hai scelta e alla casa che io ho costruito al tuo nome, esaudisci dal cielo le sue preghiere e le sue suppliche e fagli ottenere giustizia. Quando peccheranno contro di te, infatti non c'è uomo che non pecchi, e tu, sdegnato contro di loro, li avrai abbandonati in balia del nemico, che li deporterà in un paese lontano o vicino. Se nel paese dove saranno schiavi, rientreranno in se stessi, se torneranno a te, e rivolgono suppliche nel paese della loro schiavitù e dicono: abbiamo peccato, abbiamo agito impiamente, siamo stati malvagi. Se tornano a te con tutto il loro cuore, con tutta la loro anima, nel paese della loro prigionia, dove sono stati condotti schiavi, e ti pregano, rivolti al loro paese, il paese che tu desti ai loro padri, alla città che tu hai scelto e alla casa che ho costruito al tuo nome, esaudiscili dal cielo, dal luogo della tua dimora, la loro preghiera e le loro suppliche, e fa loro ottenere giustizia. Perdona al tuo popolo che ha peccato contro di te. Ora, Dio mio, siano aperti i tuoi occhi, siano attente le tue orecchie alla preghiera fatta in questo luogo. E ora alzati, o Signore, o Dio, vieni al luogo del tuo riposo. Tu è l'arca della tua forza. I tuoi sacerdoti, o Signore, o Dio, siano rivestiti di salvezza ed esultino nel bene i tuoi fedeli. O Signore, o Dio, non respingere la faccia del tuo unto. Ricordati delle grazie concesse a Davide, tuo servo. Seconda Cronache, capitolo 7. Quando Salomone ebbe finito di pregare, il fuoco scese dal cielo, consumò l'olocausto e i sacrifici, e la gloria del Signore riempì la casa. I sacerdoti non potevano entrare nella casa del Signore, perché la gloria del Signore riempiva la casa del Signore. Tutti i figli di Israele videro scendere il fuoco e la gloria del Signore sulla casa.
e si chinarono con la faccia a terra, si prostrarono sul pavimento e lodarono il Signore dicendo: «Celebrate il Signore, perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno». Poi il re e tutto il popolo offrirono dei sacrifici davanti al Signore. Il re Salomone offrì in sacrificio 22.000 buoi e 120.000 pecore. Così il re e tutto il popolo dedicarono la casa di Dio. I sacerdoti stavano in piedi, compiendo i loro servizi, così pure i leviti, con gli strumenti musicali consacrati al Signore, che il re Davide aveva fatti per lodare il Signore, la cui bontà dura in eterno, quando anche Davide celebrava con essi il Signore, e i sacerdoti suonavano la tromba di fronte ai leviti, e tutto Israele stava in piedi. Salomone consacrò la parte centrale del cortile situata davanti alla casa del Signore. Là, infatti, offrì gli olocausti, il grasso dei sacrifici di riconoscenza, poiché l'altare di bronzo che Salomone aveva fatto non poteva contenere gli olocausti e le offerte e il grasso. In quel tempo Salomone celebrò la festa per 7 giorni e tutto Israele con lui. Ci fu una grandissima assemblea di gente venuta da tutto il paese, dai dintorni di Camat fino al torrente d'Egitto. L'ottavo giorno fecero una riunione solenne perché celebrarono la dedicazione dell'altare per 7 giorni e la festa per altri 7 giorni. Il 23° giorno del 7° mese Salomone rimandò alle sue tende il popolo allegro e con il cuore contento per il bene che il Signore aveva fatto a Davide, a Salomone e a Israele suo popolo. Salomone dunque terminò la casa del Signore e il palazzo reale e portò a felice compimento tutto quello che aveva in cuore di fare nella casa del Signore e nel suo proprio palazzo. Poi il Signore apparve di notte a Salomone e gli disse: «Ho esaudito la tua preghiera e mi sono scelto questo luogo come casa dei sacrifici. Quando chiuderò il cielo in modo che non ci sarà più pioggia, quando ordinerò alle locuste di divorare il paese, quando manderò la peste in mezzo al mio popolo, se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. I miei occhi saranno ormai aperti e le mie orecchie attente alle preghiere fatte in questo luogo. Infatti, ora ho scelto e santifico questa casa perché il mio nome vi rimanga per sempre e i miei occhi e il mio cuore saranno qui per sempre. E quanto a te, se tu cammini davanti a me come camminò Davide tuo padre, facendo tutto quello che ti ho comandato, e se osservi le mie leggi e i miei precetti, io stabilirò il trono del tuo regno come promisi a Davide tuo padre, dicendo: non ti mancherà mai qualcuno che regni sopra Israele. Ma se vi allontanate da me, abbandonate le mie leggi, i miei comandamenti che vi ho posti davanti, e andate invece a servire altri dei e a prostrarvi davanti a loro, io vi sradicherò dal mio paese che vi ho dato e respingerò dalla mia presenza la casa che ho consacrato al mio nome e la farò diventare la favola e lo zimbello di tutti i popoli. Chiunque passerà vicino a questa casa, già così eccelsa, si stupirà e dirà: perché il Signore ha trattato in tal modo questo paese e questa casa? Si risponderà: perché hanno abbandonato il Signore, Dio dei loro padri, che li fece uscire dal paese d'Egitto. Si sono invaghiti di altri dei, si sono prostrati davanti a loro e li hanno serviti. Ecco perché il Signore ha fatto venire tutti questi mali su di loro». Seconda Cronache, capitolo 8. Passati 20 anni nei quali Salomone costruì la casa del Signore e il proprio palazzo, egli costruì le città che Curam gli aveva dato e vi fece abitare i figli di Israele.
Poi Salomone marciò contro Kamat Soba e se ne impadronì. Ricostruì Tadmor nella parte deserta del paese e tutte le città di rifornimento in Kamat. Ricostruì pure Betoron superiore e Betoron inferiore, città fortificate, munite di mura, di porte e di sbarre. Ricostruì Balat e tutte le città di rifornimento che appartenevano al re, tutte le città per i suoi carri, le città per i suoi cavalieri, insomma, tutto quello che gli piacque di costruire a Gerusalemme, nel Libano e in tutto il paese del suo dominio. Tutta la popolazione che era rimasta degli Ittiti, degli Amorei, dei Ferezei, degli Ivei, dei Gebusei, che non erano Israele, vale a dire i loro discendenti che erano rimasti dopo di loro e che gli israeliti non avevano distrutti, Salomone li impiegò per lavori servili e tali sono rimasti fino a oggi. Ma i figli di Israele Salomone non li impiegò come schiavi per i suoi lavori. Essi furono la sua gente di guerra, capi dei suoi condottieri e comandanti dei suoi carri e dei suoi cavalieri. I capi dei prefetti del re Salomone, incaricati di sorvegliare il popolo, erano 250. Salomone fece salire la figlia del faraone dalla città di Davide alla casa che egli le aveva fatto costruire, perché disse: «Mia moglie non abiterà nella casa di Davide, re di Israele, perché i luoghi dove è entrata l'arca del Signore sono santi». Allora Salomone offrì olocausti al Signore sull'altare del Signore che egli aveva costruito davanti al portico. Offriva quello che bisognava offrire secondo l'ordine di Mosè, ogni giorno, nei sabati, nei noviluni, nelle feste solenni, tre volte all'anno, alla festa degli azimi, alla festa delle settimane, alla festa delle capanne. Stabilì nelle loro funzioni come le aveva regolate Davide suo padre, la classe dei sacerdoti, i leviti nel loro compito di lodare il Signore e fare il servizio in presenza dei sacerdoti giorno per giorno, e i portinai a ciascuna porta, secondo le loro classi, poiché così aveva ordinato Davide, l'uomo di Dio, e non deviò in nulla dagli ordini che il re aveva dato circa i sacerdoti e i leviti, come pure relativamente ai tesori. Così fu diretta tutta l'opera di Salomone dal giorno in cui furono gettate le fondamenta della casa del Signore fino a quando essa fu terminata. La casa del Signore fu compiuta definitivamente. Allora Salomone partì per Ezion Gebar e per Elot, sulle rive del mare, nel paese di Edo. E Curam, per mezzo della sua gente, gli mandò delle navi e degli uomini esperti del mare, i quali andavano con la gente di Salomone a Ofir. Vi presero 450 talenti d'oro e li portarono al re Salomone. Seconda Cronache, capitolo 9. La regina di Seba, udita la fama che circondava Salomone, venne a Gerusalemme per metterlo alla prova con degli enigmi. Essa giunse con un numerosissimo seguito, con cammelli carichi di aromi, d'oro in gran quantità e di pietre preziose. Recatosi da Salomone, gli disse tutto quello che aveva in cuore. Salomone rispose a tutte le sue domande e non ci fu cosa che fosse oscura per il re e che egli non sapesse spiegare. Quando la regina di Seba ebbe visto la saggezza di Salomone, la reggia da lui costruita, le vivande della sua mensa, gli alloggi dei suoi servitori, l'ordine di servizio dei suoi ufficiali, le loro divise, i suoi coppieri e le loro vesti, gli olocausti che offriva nella casa del Signore, rimase fuori di sé dalla meraviglia e disse al re: «Quanto avevo sentito dire nel mio paese sul tuo conto e sulla tua saggezza era dunque vero, ma io non ci ho creduto finché non sono venuta io stessa e non ho visto con i miei occhi. E ora, ecco, non mi è stata riferita neppure la metà della grandezza della tua saggezza,
tu superi la fama che mi è raggiunta. Beata la tua gente, beati quanti e questi tuoi servitori che stanno sempre davanti a te e ascoltano la tua saggezza. Sia benedetto il Signore, il tuo Dio, il quale ti ha gradito, mettendoti sul suo trono, perché tu regni per il Signore, per il tuo Dio. Dio ti ha stabilito re per esercitare il diritto e la giustizia, perché Egli ama Israele e vuol conservarlo per sempre. Poi donò al re 120 talenti d'oro, grandissima quantità di aromi e pietre preziose. Non ci furono più tali aromi come quelli che la regina di Seba diede al re Salomone. I servitori di Cura e i servitori di Salomone che portavano oro da Ofir portarono anche del legname di sandalo e delle pietre preziose. E di questo legno di sandalo il re fece delle scale per la casa del Signore e per il palazzo reale, delle cedre e dei salteri per i cantori. Del legno come questo non se n'era mai visto prima nel paese di Giuda. Il re Salomone diede alla regina di Seba tutto quello che lei desiderò e chiese, oltre all'equivalente di quello che aveva portato al re. Poi si rimise in cammino e con i suoi servitori ritornò al suo paese. Il peso dell'oro che giungeva ogni anno a Salomone era di 666 talenti, oltre a quello che percepiva dai trafficanti e dai negozianti che gliene portavano da tutti i re dell'Arabia, dai governatori del paese, che portavano a Salomone oro e argento. Il re Salomone fece fare 200 scudi grandi d'oro battuto, per ognuno dei quali impiegò 600 sigli d'oro battuto e 300 altri scudi d'oro battuto, per ognuno dei quali impiegò 300 sigli d'oro e il re li mise nella casa della foresta del Libano. Il re fece pure un grande trono d'avorio che rivestì d'oro puro. Questo trono aveva 6 gradini e una pedana d'oro connessi con il trono. C'erano dei bracci da un lato e dall'altro del seggio. 2 leoni stavano presso i bracci e 12 leoni stavano sui gradini da una parte e dall'altra. Niente di simile era ancora stato fatto in nessun altro regno. Tutte le coppe del re Salomone erano d'oro e tutto il vasellame della casa del Libano era d'oro puro. Dell'argento non si faceva alcun conto al tempo del re Salomone. Infatti il re aveva delle navi che andavano a Tarsis con la gente di Cura e una volta ogni 3 anni venivano le navi da Tarsis portando oro, argento, avorio, scimmie e pavoni. Così il re Salomone fu il più grande di tutti i re della terra per ricchezza e per saggezza. E tutti i re della terra cercavano di vedere Salomone per udire la saggezza che Dio gli aveva messo in cuore. Ognuno di essi portava il suo dono, vasi d'argento, vasi d'oro, vesti, armi, aromi, cavalli, muli e questo avveniva ogni anno. Salomone aveva delle scuderie per 4.000 cavalli, carri e 12.000 cavalieri, che distribuiva nelle città dove teneva i suoi carri e in Gerusalemme, presso di sé. Egli dominava su tutti i re, dal fiume fino al paese dei Filistei e sino ai confini d'Egitto. Il re fece in modo che l'argento era in Gerusalemme così comune come le pietre e i cedri, tanto abbondanti quanto i sicomori della pianura. E si conducevano a Salomone dei cavalli dall'Egitto e da tutti i paesi. Il rimanente delle azioni di Salomone, le prime e le ultime, sono scritte nel libro di Natan il profeta, nelle profezie di Aia di Silo e nelle visioni di Iddo il veggente, relative a Geroboamo, figlio di Nebat. Salomone regnò a Gerusalemme su tutto Israele 40 anni. Poi Salomone si addormentò coi suoi padri e fu sepolto nella città di Davide suo padre, e Roboamo suo figlio regnò al suo posto. Seconda Cronache, capitolo 10. Roboamo andò a Sichem, perché tutto Israele era venuto a Sichem per farlo re.
Quando lo seppe Geroboamo, figlio di Nebat, che si trovava ancora in Egitto, dove era fuggito per scappare dal re Salomone, tornò dall'Egitto. Lo mandarono a chiamare e Geroboamo con tutto Israele venne a parlare a Roboamo e gli dissero: «Tuo padre ha reso duro il nostro gioco. Ora rendi tu più leve la dura servitù e il gioco pesante che tuo padre ci ha imposti e noi ti serviremo». Egli rispose loro: «Tornate da me fra 3 giorni». E il popolo se ne andò. Il re Roboamo si consigliò con i vecchi che erano stati al servizio del re Salomone, suo padre, mentre era vivo, e disse: «Che cosa mi consigliate di rispondere a questo popolo?» Quelli gli parlarono così: «Se ti mostri benevolo verso questo popolo e lo esaudisci, e se gli parli con bontà, ti sarà servo per sempre». Ma Roboamo trascurò il consiglio datogli dai vecchi e che si consigliò con i giovani che erano cresciuti con lui ed erano al suo servizio e disse loro: «Come consigliate di rispondere a questo popolo che mi ha parlato dicendo: allevia il gioco che tuo padre ci ha imposto?» I giovani che erano cresciuti con lui gli risposero: «Ecco quel che dirai a questo popolo che si è rivolto a te dicendo: tuo padre ha reso il nostro gioco pesante e tu rendicelo più leggero. Gli risponderai così: il mio dito mignolo è più grosso del corpo di mio padre. Mio padre vi ha caricati di un gioco pesante e io lo renderò più pesante ancora. Mio padre vi ha castigati con la frusta e io vi castigherò con i flagelli a punta». 3 giorni dopo Geroboamo e tutto il popolo vennero da Roboamo, come aveva ordinato il re, dicendo: «Tornate da me fra 3 giorni». Il re rispose loro duramente, abbandonando il consiglio dei vecchi che gli avevano dato, e parlò loro secondo il consiglio dei giovani e disse: «Mio padre ha reso pesante il vostro gioco e io lo renderò più pesante ancora. Mio padre vi ha castigati con la frusta e io vi castigherò con i flagelli a punta». Così il re non diede ascolto al popolo, perché tutto ciò era diretto da Dio, affinché si adempisse la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Ai di Silo a Geroboamo, figlio di Nebat. Quando tutto Israele vide che il re non gli aveva dato ascolto, rispose al re dicendo: «Che abbiamo a che fare con Davide? Noi non abbiamo nulla in comune con il figlio di Isai. Ognuno ha la sua tenda, o Israele. Provvedi ora alla tua casa, o Davide». E tutto Israele se ne andò alle sue tende. Ma sui figli di Israele che abitavano nella città di Giuda regnò Roboamo. Il re Roboamo mandò loro Adoram, responsabile dei lavori forzati, ma i figli di Israele lo lapidarono ed egli morì. Il re Roboamo salì in fretta sopra un carro per fuggire a Gerusalemme. Così Israele si ribellò alla casa di Davide ed è rimasta ribelle fino ad oggi. Seconda Cronache, capitolo 11. Quando Roboamo giunse a Gerusalemme, radunò la casa di Giuda e di Beniamino, 180.000 uomini, guerrieri scelti, per combattere contro Israele e per restituire il regno a Roboamo. Ma la parola del Signore fu rivolta a Semaia, uomo di Dio, in questi termini: «Parla a Roboamo, figlio di Salomone, re di Giuda, e a tutto Israele, in tutto Giuda e in Beniamino e di loro. Così parla il Signore: non salite a combattere contro i vostri fratelli, ognuno se ne torni a casa sua, perché questo è avvenuto per mia volontà». Quelli ubbidirono alla parola del Signore e se ne tornarono indietro, rinunciando a marciare contro Geroboamo. Roboamo abitò a Gerusalemme e costruì delle città fortificate in Giuda. Costruì Betlemme, Etam, Tecoa, Bet-Sur, Soco, Adullam, Gat, Maresa, Zif, Adoraim, Lachis, Azeca, Sorea, Ailon ed Hebron, che erano in Giuda e in Beniamino,
e ne fece delle città fortificate. Munì queste fortezze, vi pose dei comandanti e dei magazzini di viveri, d'olio e di vino, e in ognuna di queste città mise scudi e lance e le rese straordinariamente forti, e Giuda e Beniamino furono per lui. I sacerdoti e i leviti di tutto Israele vennero da tutte le loro regioni a porsi accanto a lui. Infatti i leviti abbandonarono le loro campagne, le loro proprietà e vennero in Giuda a Gerusalemme, perché Geroboamo con i suoi figli li aveva scacciati affinché non esercitassero più l'incarico di sacerdoti del Signore. Geroboamo aveva costituito dei sacerdoti per gli alti luoghi, per i demoni e per i vitelli che aveva fatti, e quelli di tutte le tribù di Israele che avevano in cuore di cercare il Signore Dio di Israele seguirono i Leviti a Gerusalemme per offrire sacrifici al Signore Dio dei loro padri. Essi fortificarono così il regno di Giuda e resero stabile Roboamo, figlio di Salomone, per 3 anni, perché per 3 anni seguirono la via di Davide e di Salomone. Roboamo prese in moglie Malat, figlia di Jerimot, figlio di Davide, e di Biail, figlia di Eliab, figlio di Isai. Ella gli partorì questi figli, Jeus, Semaria e Zam. Dopo di lei prese Maca, figlia di Absalom, la quale gli partorì Abia, Attai, Ziza e Solomit. E Roboamo amò Maca, figlia di Absalom, più di tutte le sue mogli e di tutte le sue concubine, perché ebbe 18 mogli e 60 concubine e generò 28 figli e 60 figlie. Roboamo stabilì Abia, figlio di Maca, come capo della famiglia e principe dei suoi fratelli, perché aveva in mente di farlo re. E con la veduttezza sparse tutti i suoi figli per tutte le regioni di Giuda e di Beniamino, in tutte le città fortificate, diede loro viveri in abbondanza e cercò per loro molte mogli. Seconda Cronache, capitolo 12. Quando Roboamo fu ben stabilito e fortificato nel regno, egli e tutto Israele con lui abbandonò la legge del Signore. Il 5° anno del regno di Roboamo, Sisac, re d'Egitto, salì contro Gerusalemme perché essi erano stati infedeli al Signore. Egli aveva 1200 carri e 60.000 cavalieri con lui e venne dall'Egitto un popolo innumerevoli di Libi, di Succhei e di Etiopi. Si impadronì delle città fortificate che appartenevano a Giuda e giunse fino a Gerusalemme. Il profeta Semaia si recò da Roboamo e dai capi di Giuda che si erano raccolti a Gerusalemme all'avvicinarsi di Sisac e disse loro: «Così dice il Signore, voi avete abbandonato me, quindi anch'io ho abbandonato voi nelle mani di Sisac». Allora i principi di Israele e il re si umiliarono e dissero: «Il Signore è giusto». Quando il Signore vide che si erano umiliati, la parola del Signore fu così rivolta a Semaia: «Essi si sono umiliati, io non li distruggerò, ma concederò loro fra poco un mezzo di scampo, e la mia ira non si rovescerà su Gerusalemme per mezzo di Sisac. Tuttavia gli saranno soggetti e impareranno la differenza che c'è tra il servire me e il servire i regni degli altri paesi». Sisac, re d'Egitto, salì dunque contro Gerusalemme e portò via i tesori della casa del Signore, i tesori del palazzo del re, portò via ogni cosa, prese pure gli scudi d'oro che Salomone aveva fatti. Il re Roboamo li sostituì con degli scudi di bronzo e li affidò ai capitani della guardia che custodiva la porta del palazzo del re. Ogni volta che re entrava nella casa del Signore, quelli della guardia venivano e li portavano, poi li riportavano nella sala della guardia. Così, perché egli si era umiliato,
Il Signore allontanò da lui la sua ira e non volle distruggerlo del tutto. Inoltre, c'erano ancora delle cose buone in Giuda. Il re Roboamo, dunque, si consolidò a Gerusalemme e continuò a regnare. Aveva 41 anni quando cominciò a regnare e regnò 17 anni a Gerusalemme, la città che il Signore si era scelta fra tutte le tribù di Israele per stabilirvi il suo nome. Sua madre si chiamava Naama l'Ammonita ed egli fece il male perché non applicò il suo cuore alla ricerca del Signore. Le azioni di Roboamo, le prime e le ultime, sono scritte nella storia del profeta Semai e Iddo il veggente e nei registri genealogici. Vi fu guerra continua fra Roboamo e Geroboamo. Poi Roboamo si addormentò coi suoi padri e fu sepolto nella città di Davide, e Abia suo figlio regnò al suo posto.